Salve a tutti e benvenuti a una nuova pinta speciale. Salve. Oggi, 4 maggio 2019, è un anniversario, anche se è tragico. Purtroppo sì. Infatti, 70 anni fa, un aereo cadeva su Superga, uccidendo una trentina di viaggiatori, tra cui buona parte del Torino Calcio dell'epoca. Esatto, una delle squadre che ormai sono entrate nella leggenda, probabilmente anche per questa disgrazia. Beh, però questo anniversario ci dà la possibilità di parlare di un legame che noi non abbiamo ancora approfondito, cioè quello tra calcio e fascismo. Non solo tra calcio e fascismo, anche quello che successe al Torino durante il dopoguerra, anche se durò poco, comunque è stato un pezzo importante. Beh, insomma, ce n'è proprio tanto da dire. C'è da dire. E quindi... allora, salute. Salute. Bene, allora, però io direi di cominciare da 10 anni esatti prima. Sì. Perché 10 anni prima, insomma, la situazione si comincia a scaldare. Siamo nell'estate del 39. È una data calda, si può dire. Molto calda. una delle estate più calde di tutti i tempi. E non dal punto di vista climatico. Esatto. Insomma, si sa che c'è una certa... aria di guerra, ma insomma, questo come si collega col Torino? Si collega col Torino per una questione, diciamo, tra virgolette, marginale, ma neanche troppo, cioè il Torino cambia la presidenza. Esatto, infatti in quel periodo arriva Ferruccio Nuovo, che da manager navigato decide di copiare il modello di imprenditorialità per la squadra del Torino, copiandola da quello che Edoardo Agnelli già dalla metà degli anni 30 aveva diciamo, sperimentato per la Juventus. Perché c'erano già gli Agnelli alla guida della Juventus. Vedi che dinastia lunga proprio. E c'erano già tutte le varie diatribe, Torino, Juventus. Sicuramente, non ci metteremmo sul fuoco, ma penso proprio che ci fossero già. In ogni caso, per l'appunto, il nostro Ferruccio copia il progetto della Juventus, fondamentalmente lo applica al Torino. Fa arrivare anche una serie di nomi importanti per gestire la squadra, che sono Vittorio Pozzo come preparatore tecnico, e poi c'è un allenatore ebreo, e stiamo parlando del 39, quindi le leggi razziali sono del 38, praticamente operava in incognito, che era Bergstein. Erbstein. Come, Piero? Erbstein. 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 Quello là, insomma. Quello lì, che insomma... non se la deve essere passata molto molto bene. E dobbiamo dire che comunque, insomma, come abbiamo detto, sono delle estati calde. Perché? Perché nel frattempo c'è l'invasione della Polonia. Eh sì, primo settembre. E l'Italia all'inizio... nicchia. Fa un po' quella... la temporeggiatrice. Mussolini pensa talmente tanto che sarà una guerra lampo che non arruola i calciatori. Esatto, tu pensa che disse... che li fece proprio esonerare dalla chiamata alle armi, perché disse servono più sui campi che non sui campi, diciamo, nell'esercito. Era talmente convinto, come dicevi tu, che sarebbe stata breve la guerra mondiale, che ma sì, servono più lì per tenere contento il popolo. Però insomma, queste cose cambiano poi con l'entrata in guerra, soprattutto per Torino, per la Torino città, che è una delle prime città a subire un bombardamento. Tra l'altro, due giorni dopo che Mussolini disse questa cosa, quindi la chiamata in una maniera mostruosa. Forse portava un po' sfiga, però. Ma proprio un poco. Quindi, quello che possiamo dire è che in questo periodo, nonostante la guerra, la Serie A continua a scendere. Sì, sì, la Serie A continua imperterrita, ed è infatti sui campi di calcio che i nostri del Toro combattono la loro guerra per il campionato, che vincono a Bari nella stagione del 42 per l'appunto, riuscendo a conquistare il primo scudetto della presidenza Nuovo. Sì, la stagione 42-43. Mm-hmm. A proposito, quella del 43 poi non è che sia proprio una... cioè, l'annata dell'armistizio, che cosa succede? L'Italia praticamente si spacca in due. Eh sì, dopo l'armistizio, nord e sud... Si sarà fermato il campionato in quel caso. Circa! Cioè sì, il campionato non è che si disputava proprio, c'era una sorta di campionato di guerra che la federazione decise di far giocare a gironi. Che cosa fecero le maggiori squadre del tempo? Fecero assumere i loro calciatori da varie imprese impegnate nello sforzo bellico, assicurando, proprio messo nero su bianco, che erano membri fondamentali per lo sforzo bellico nazionale dei calciatori. Praticamente li stavano raccomandando. Sì, più che altro li stavano imboscando. Sì.
Tanto è vero che la stagione 44-45 fu vinta dai Vigili del Fuoco di La Spezia, coadiuvati da chissà quale forza infiltrata, vabbè. Da chissà quale imboscato famoso, diciamo così. Vabbè, 45 la guerra finisce con tutto quello che ne consegue, però il campionato finalmente può riprendere, no? Esatto. Finalmente si riapre il campionato regolare, che viene vinto, guarda caso, dal Torino. E tra l'altro è proprio in questo periodo che inizia quella strana abitudine che ha preso il grande Torino, quello del quarto d'ora granata. Nei primi quarto d'ora di gioco il Torino vinceva le partite, faceva valanghe di gol e andava poi sul sicuro. C'era uno strapotere non indifferente. Esatto, e poi è anche in questo periodo che si forma la squadra più o meno definitiva. Arrivano due giocatori nuovi, Piero al volo, come si chiama? Galoppe Maloso. Ecco, quelli e due. Il portiere. Ecco, il Torino più o meno assume la connotazione quasi definitiva. Ed è il 46, che è anche un anno fondamentale per il passaggio dalla monarchia alla repubblica. Ovviamente, per l'appunto, non bisogna mai dimenticare che il calcio fluisce attraverso la grande storia d'Italia. Beh, arriviamo alla stagione 46-47, e lo strapotere granata sembra inarrestabile, no? Tant'è vero che vincono il loro terzo scudetto, e non a caso il CT della nazionale azzurra di quel tempo, Pozzo, quando doveva schierare la nazionale, in genere 9-10 giocatori erano sempre del Torino, perché all'epoca il Toro di quegli anni era 100% made in Italy. Insomma, possiamo dire che a un certo punto la questione era quasi una normalità, cioè quando si pensava all'Italia si pensava al Torino, praticamente sia a livello nazionale che a livello internazionale. Mm-hmm. Ma nel 47 c'è un grande ritorno. Esatto, è ritornato il nostro allenatore ebreo preferito Erbstein, che è sopravvissuto alle leggi razziali e tutto il delirio nazista, e torna proprio in grande stile. Tornato lui, due scudetti al Toro. Beh, praticamente ormai glieli lanciano dietro senza neanche controllare. Gli eroi sono sempre immortali di fronte agli occhi di chi ne si crede. E così i ragazzi credevano che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Soltanto il cielo li dominò. 11 atleti, un solo cuore. Queste che abbiamo ascoltato sono le parole che Indro Montanelli scrive sulle pagine del Corriere della Sera qualche giorno dopo la tragedia di Superga. Mm-hmm. Ma tutta questa squadra che sta in volo, da dove va? Anzi, da dove torna? Ecco, devi sapere che durante una partita amichevole della nazionale, Ferreira, un calciatore portoghese, aveva invitato Valentino Mazzola a fare una sfida tra, amichevole si intende, tra Benfica e Torino, per un omaggio sportivo che proprio a lui era stato tributato. Quindi l'aveva invitato e lo aveva accettato. Quindi il Torino si reca lì a Lisbona, gioca la sua partita, e il 4 maggio del 49 sta ritornando. Il problema è che c'è un tempo orribile per volare, e gli aerei del tempo non sono certo quelli che abbiamo noi oggi: nebbia, vento, rovesci, tutte cose. L'aereo sostanzialmente si schianta contro Superga, e quindi il Torino fa una brutta fine insieme a tutti gli altri passeggeri. Insomma, e questa è la triste fine di una squadra di calcio che è entrata nella storia non solo per le sue vicende sportive, ma anche per i profondi legami con il ceto imprenditoriale, con la politica e, perché no, anche con la storia italiana. Decisamente. Come di consueto, direi che adesso è il momento di dare una o due indicazioni bibliografiche per approfondire. Una sola. Meglio che ecco. Niente. Il libro si chiama Assolutamente Toro, dell'arcinoto autore Piero Paolo Ormezzano. Ormezzano, un giornalista. Va bene, direi che a questo punto possiamo chiuderla qui. Noi vi ringraziamo per la pazienza. Vi invitiamo a seguirci su tutti i nostri social, troverete link ovunque. E vi avvisiamo anche che saremo presenti alla prossima adunata di Feudalesima e Libertà, che sarà il 18 maggio a Trezzo sull'Adda. Anche noi andiamo in trasferta, sperando che sia meglio di quella del Torino, Michele. Vi lasciamo comunque l'evento Facebook qui nella descrizione. Grazie e alla prossima. Salute.